Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Oggi è una giornata particolare. Oggi è il 20 maggio ed è un giorno nel quale credo sia giusto ricordare Niki Lauda, campionissimo della Formula 1 che ci ha lasciato proprio un anno fa. Per ricordarlo ho voluto sentire un personaggio a cui sono molto legato ed è Daniele Audetto. Ciao Daniele. Franco. Grandissimo direttore sportivo del mondo dei rally Fiat e Lancia, ma poi nel 76 chiamato dalla Ferrari a fare il direttore sportivo della squadra di Maranello, dove c'era Niki Lauda che sarebbe stato in lizza per il mondiale al posto di Luca di Montezemolo. Ciao Daniele, come stai? Bene Franco, tutto bene, buongiorno a tutti. Ascolta, com'è nata la tua chiamata a Maranello, Daniele? Perché tu di cultura di Formula 1 praticamente non ne avevi, eri l'uomo dei rally, eri l'uomo legato a Cesare Fiorio. Certo. Dopo tre o quattro campionati del mondo vinti, non so perché, mi ha chiamato Enzo Ferrari, ma nel 74 e mi propose di fare il direttore sportivo. A quell'epoca avevamo l'ingegner Pierugo Gobbatto, direttore generale della Lancia, che era stato direttore generale della Ferrari, e non mi lasciò andare perché avevamo naturalmente un programma importante in Lancia. Fiorio era stato promosso direttore marketing e quindi io ero full time direttore sportivo, avevamo degli impegni importanti, e mi sconsigliò di andare, convinse Ferrari a rinunciare a me, e a quel punto venne preso Montezemolo. Però nel 75, pur essendo direttore sportivo della Lancia, andai a qualche gran premio, soprattutto quello di Zeldweg in Austria, quando Luca venne travolto, credo, da Ronnie Peterson a Zandvoort e si ruppe un braccio, eccetera, eccetera. Quindi cominciai a farmi un'esperienza, diciamo così, di Formula 1 nel 75 con l'amico Luca Montezemolo, col quale corsi una stagione di rally, e conobbi Niki Lauda e mi fece... Ma com'era come pilota Montezemolo? Come pilota, ma sai, descrivere Niki Lauda bisogna descriverlo come uomo. No, aspetta, torno indietro. Com'era come pilota rallistico Montezemolo? Ah, era bravo, era veloce, sì. Era un ottimo pilota, purtroppo i suoi impegni di studio non gli lasciavano molto tempo per le prove, provava poco, facevo quasi sempre io le ricognizioni, le note, quindi facevamo pochissimi test, quindi qualche incidente di troppo, però era molto veloce. Guidava molto bene, però naturalmente la sua carriera non era poi finalizzata nei rally, e quando ottenne la laurea praticamente venne subito assunto dalla Ferrari, poi promosso direttore delle relazioni esterne della Fiat, fui richiamato. Questo appunto nel 76 ed era il motivo per cui fossi richiamato a Maranello, no? 75. Per la seconda volta. 75, perché pur essendo direttore sportivo della Lancia feci alcuni gran premi con Luca di Montezemolo, con Obi Lauda, e partecipai già da novembre-dicembre alle riunioni della FOCA, Formula One Constructor Association, per conoscere naturalmente Eccleston, Chapman, Tyrrell, Mayer, eccetera, eccetera. E quindi nel 1976, in prestito dal gruppo Fiat, fui nominato direttore sportivo della Ferrari, però in prestito perché il programma del gruppo Fiat era comunque nel 77 di lanciare nei rally la Fiat 131, e quindi ritornai poi in Fiat, però nel 76 a tempo pieno feci il direttore sportivo Ferrari. Perché si era messo in testa Niki Lauda che, diciamo che Niki era il cocco di Luca di Montezemolo, e questo non si discute assolutamente, perché si era creata un'amicizia personale fra i due molto profonda, che è durata poi nel tempo fino all'anno scorso, quando Niki è morto. Ma perché tu sei stato visto da Niki
un po' come quello che ce l'aveva con lui, perché avresti parteggiato di più per Clay Regazzoni. C'è qualcosa di vero a distanza di così tanti anni, lo puoi dire? Assolutamente no, anzi, dovresti vedere la mia intervista che feci all'inizio con Daniele Buzzonetti per Autosprint, dove appunto parlai del rapporto difficile di Lauda con la stampa italiana, soprattutto con Autosprint, con Marcello Sabatini, e naturalmente il mio lavoro era di far vincere la Ferrari. Siccome l'uomo di punta era Niki Lauda, non c'era dubbio che io non lavorassi al 100% per Niki Lauda, ma anche per Clay Regazzoni, chiaramente. Quindi non c'è mai stato minimamente, e devo anche dire che ho sempre avuto un rapporto personale ottimo, fino a dopo l'incidente del Nürburgring per un certo tempo, perché Niki non mi perdonò mai che, mentre lui lottava tra la vita e la morte, io andai a proporre la sua macchina, diciamo così, che era la macchina di Enzo Ferrari, a Emerson Fittipaldi. Ma io feci esattamente quello che mi disse l'ingegner Ferrari. Dice: abbiamo Niki Lauda tra la vita e la morte, non sappiamo come finirà, sicuramente non potrà correre quest'anno, chi lo sa per il futuro se si salva la vita. Dobbiamo comunque, io Ferrari ho una responsabilità di un'azienda, di una fabbrica, di tante persone che lavorano, noi dobbiamo continuare a correre. E siccome Fittipaldi aveva una Cooper Sucar che non era molto veloce, Ferrari pensò bene di fare un'offerta a Emerson Fittipaldi, che poi non potete accettarla perché aveva un contratto molto impegnativo con la Super Sucar, che era un'azienda di Stato praticamente brasiliana, e rinunciò. Niki Lauda non mi perdono mai questa mia offerta che io feci a Emerson Fittipaldi. Poi cercasti anche Ronnie Peterson, se non mi ricordo male. Certo, ancora peggio, perché Peterson accettò, però Niki Lauda intanto si stava ristabilendo e fece fuoco e fiamme perché non prendessimo Peterson. Ma è vero che era già arrivato in Italia ed era pronto per giungere a Maranello e fu fermato Ronnie? Stava per arrivare a Maranello perché preparammo la macchina con sedile e pedali diversi per Ronnie Peterson, perché era molto più alto e doveva venire a fare le prove a Fiorano con la macchina preparata per lui. Niki Lauda convinse Montezemolo, e Montezemolo convinse l'avvocato Agnelli di chiamare Ferrari per stoppare l'ingaggio di Ronnie Peterson, perché Ronnie Peterson corse con Niki Lauda in un team March precedentemente. Evidentemente a Niki Lauda non faceva piacere che Ronnie Peterson guidasse la sua macchina. In più Niki Lauda aveva già il contratto per il 1977 che fece con me e che quindi era, diciamo così, ancora valido a tutti gli effetti. Quindi di fatto sarebbe stato garantito a restare in Ferrari e giocarsi le sue carte per riprendersi con calma, e probabilmente se Ronnie Peterson avesse corso sulla T2 avrebbe vinto delle gare togliendo punti a James Hunt, e a questo punto forse saremmo a raccontare una storia diversa con Niki Lauda con un titolo mondiale in più, giusto? Visto con freddezza e non con il sentimentalismo dell'epoca. Ma con freddezza sì, però Niki Lauda non solo era un grande pilota, ma era anche un grande manager, non solo di se stesso, ma di tutte le aziende che poi ha creato, e quando è stato anche lui manager di scuderie di Formula 1, alla fine la Mercedes. Quindi Niki Lauda si sentiva dentro di sé che aveva ancora la possibilità di correre quell'anno, cosa che Ferrari gli disse, anzi disse a me di dirgli: effettivamente tu hai un contratto per correre con noi, ma mi devi dimostrare che sei veloce e che sei
in condizioni fisiche di poter affrontare un gran premio. Vieni a Fiorano, fai i test, dimostrami che sei veloce e che sei nelle condizioni psicofisiche di poter affrontare un gran premio e la parte finale della stagione. Noi intanto avevamo già firmato un contratto con Carlos Reutemann, che ce lo cedette gentilmente, diciamo così, tra virgolette, Bernie Ecclestone, che era pilota della sua Brabham, e quindi Ferrari si trovò contrattualmente obbligato a dare una opportunità a Niki Lauda di dimostrare che era veloce e che poteva affrontare un gran premio. Quindi in realtà a Lauda il fatto che ci fosse un suo sostituto, chiunque esso fosse, non gli stava bene. E il fatto che a Monza abbiate schierato tre macchine evidentemente era una grande anomalia, al punto che lui si infila in macchina con non solo il sottocasco, ma delle fasciature che coprivano delle ferite che ancora erano sanguinanti. Lì, devo dire, ha dimostrato quello che secondo me è il grandissimo temperamento di un campione da mettere fra i grandissimi della storia della Formula 1, perché lì, sebbene fosse poi solo un quarto posto, ma un quarto posto conquistato veramente con il sangue, ha dimostrato di essere un grandissimo. Sei d'accordo? Ma non solo. Devo dirti che quando lui è arrivato a fare il test a Fiorano, è arrivato in condizioni pietose, voglio dire, era ancora sanguinante dalle ferite, non poteva chiudere bene gli occhi. Quando è arrivato ci siamo tutti guardati in faccia pensando: questo come farà a guidare una Formula 1? La tuta gli stava larga perché era dimagrito moltissimo, eccetera, eccetera. Comunque è arrivato con questo suo preparatore atletico, Willy Dangle, che era un mago, e poi col carattere di Niki chiaramente fortissimo, si è messo in macchina, ha fatto quattro giri lento e noi pensavamo: questo non ce la fa. Invece dopo questi quattro giri si è fermato, si è fatto aggiustare le cinture, un po' di cose, perché chiaramente gli stavano larghe, eccetera, eccetera, e ha cominciato a girare, e alla fine si è avvicinato al record sul giro, ha fatto un totale di 40 giri, e quindi ha dimostrato sia di essere veloce che di essere nelle condizioni fisiche di poter affrontare un gran premio. A quel punto era già stato iscritto Reutemann, e siamo stati obbligati ad andare con tre macchine, che era comunque uno sforzo notevole per la Ferrari, schierare tre macchine, che quindi è stato anche quasi controproducente, ma d'altronde avevamo firmato un contratto con Reutemann, che non corse la fine della stagione, ma aveva già il contratto poi per correre nel 77, quindi Clay Regazzoni rimase a piedi, oppure credo firmò per la Nan, Morris Nan, la Ensign, sì. Ensign, perché nessuno si aspettava che Niki Lauda si sarebbe ripreso in questo modo incredibile. Quindi all'improvviso, da una squadra unita, che era la coppia che ha iniziato il mondiale e che stava stradominando la stagione 76, perché erano arrivate 5 vittorie una in fila all'altra, certo, una più bella dell'altra, ti eri ritrovato in mano una squadra di fatto esplosa, perché anche Clay Regazzoni all'improvviso aveva capito che era fuori dai giochi con Niki che continuava, quindi non c'erano certo le situazioni ideali, no, per condurre una squadra verso il mondiale. Beh, diciamo, la situazione più difficile la dovete affrontare a Monza. Avevamo tutta la stampa mondiale, non solo quella sportiva, che arrivò a Monza a vedere questo miracolo. Tra l'altro venne anche Luca di Montezemolo a seguire la gara. Certo, c'erano tutti. E quindi c'era una pressione grandissima, l'importante era tenere Niki isolato, cercare di non fargli subire ulteriori stress.
E il primo giorno non andò molto bene, ma poi si fece forza e nelle prove e nella gara riuscì comunque a fare un risultato incredibile, come hai detto prima, arrivò quarto e quindi ristabilì le distanze su James Hunt nel campionato del mondo, anche perché James Hunt aveva la vettura irregolare, partì in ultima fila e poi non so se ebbe un incidente eccetera eccetera, ma la McLaren per fronteggiare la Ferrari 312 T2 che era nettamente superiore tutto l'anno a, diciamo così, non rispettava i regolamenti. Infatti al Gran Premio di Spagna al Jarama venne squalificata perché aveva la carreggiata più larga, l'alettone più alto, che era un vantaggio enorme su un circuito come Jarama, e poi inspiegabilmente la FIA gli ridiede i punti, forse per controbilanciare Brandzech, che invece James Hunt fu squalificato giustamente perché non completò il primo giro, e quindi diedero la vittoria a Niki Lauda a Brandzech. A Brandzech. Ma ridiedero la vittoria a Jarama a James Hunt, che fu una cosa veramente scandalosa. Ma togliami una curiosità, il vecchio Enzo Ferrari come commentò quel fine test di Niki Lauda prima di Monza? Perché io penso che non si aspettasse il pilota in grado di fare la prestazione quasi record. E cosa disse lui? Lui disse: che tempo ha fatto? Quanti giri ha fatti? E quindi i numeri parlavano chiaro. Niki Lauda aveva un contratto di pilota, dimostrò di saper correre veloce e anche fisicamente di supportare la distanza di un Gran Premio. Diciamo che Ferrari consigliò a Niki Lauda di non correre, perché comunque riteniamo che nei Gran Premi successivi, ma soprattutto Canada e Stati Uniti, non fosse in forma, ma io credo... Ha fatto ottavo in Canada e terzo, cioè in realtà ritornò sul podio a Watkins Glen prima del gran finale del Fuji. Sì, però vinse James Hunt. Certo. Allora, secondo la versione mia, ma soprattutto di Niki, è che la Ferrari, saltando il Gran Premio d'Austria, si dice per polemica con la FIA che ridiede i punti a Hunt del Gran Premio di Spagna, e anche per rispetto a Niki Lauda austriaco, che comunque non poteva correre, eccetera, eccetera. Comunque fu, secondo me, un errore non correre in Austria e con una sola auto in Olanda con Clay Regazzoni, perché chiaramente abbiamo non solo perso l'opportunità di prendere o togliere punti a James Hunt, ma lo sviluppo della macchina chiaramente subì un rallentamento con tutta questa, cioè saltare le gare, fare, non fare sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi la situazione politica aveva preso il sopravvento su quella sportiva e tecnica, diciamo così. Diciamo così, e quindi ai Gran Premi di Canada e di Stati Uniti, Watkins Glen, probabilmente la Ferrari aveva perso un po' del grande vantaggio che aveva fino a metà campionato. Però dobbiamo fare una premessa importante che non ne ho quasi mai parlato. Racconta. L'incidente del Nürburgring ha una storia, perché Niki Lauda, già prima del Gran Premio di Germania, fece una polemica durissima sulla stampa, in televisione, su tutti i media, contro il Nürburgring, perché ritenne, anche giustamente, che era pericoloso. Che era troppo pericoloso con le vetture, con le prestazioni che avevano allora. E fece una polemica
talmente forte che costrinse, diciamo, anche appoggiato da Emerson Fittipaldi, che era il presidente dei piloti, a fare una votazione per non correre al Nürburgring. E questo mise Niki in una situazione psicologica molto difficile per aver sostenuto questa posizione intransigente contro il Nürburgring in Germania, Gran Premio, diciamo così, dell'ADAC, la stampa tedesca, eccetera, eccetera. Quindi ha preso sulle sue spalle, sebbene appoggiato da Emerson Fittipaldi, che era d'accordo con Niki Lauda, di fare una votazione per non correre il Gran Premio di Germania. Il mio amico von Einstein, Uske von Einstein, grande direttore sportivo della Porsche, era il direttore di gara del Gran Premio, di Germania. E anche lui venne con me da Niki e disse: ma Niki, ormai il Gran Premio è organizzato, domani ci sono le prove, eccetera, eccetera. A questo punto è difficile per noi annullare la gara. Esatto, annullare la gara. Però Niki, perché Niki, bisogna riconoscerlo, grande pilota, grande uomo, ma quando si metteva in testa qualcosa, lui era convinto delle sue idee e giustamente la portò al limite questa idea per fare una votazione per non correre il Gran Premio di Germania. La votazione la perse per uno o due voti, quindi era quasi riuscito a convincere tutti gli altri piloti a non correre, però gente come Andretti, Mas, Stuck, alla fine si votò per correre. Quindi Niki, anche perché poi vorrei aver visto Bernie Ecclestone che accettasse l'idea, cioè, che gli venisse annullato un Gran Premio sotto il naso. Sì, effettivamente io cercai di convincere Niki di lasciar perdere, e che comunque avevo un vantaggio talmente grande nel campionato del mondo. Comunque Niki psicologicamente affrontò questa gara, secondo me, non sereno, perché la polemica, poi già mettersi in testa un pilota che il circuito è pericoloso, già ti fa, non lo so come dire, io dico sempre ai miei piloti, tu devi sempre dire che qualsiasi circuito a te piace, ti piace, non puoi già dire in partenza, ah, non mi piace questo circuito, perché se devi correre devi pensare che quel circuito comunque ti piace. Comunque, Niki Lauda fece il secondo tempo, molto vicino a quello di James Hunt, che era in pole position, nonostante ritenesse che il circuito era pericoloso, quindi probabilmente non andava al 100%. Alla partenza della gara pioveva, tutti con le rain, meno uno, Jochen Mass della McLaren, compagno di James Hunt, che deve aver avuto sicuramente qualche amico dall'altra parte del circuito che gli aveva detto che era asciutto, e partì con le slick, tutti con le rain. Naturalmente i piloti, finito il primo giro, si accorsero che più della metà del circuito era asciutto, si fermò, e poi smise di piovere e tutti vennero ai box a cambiare le gomme. Non c'erano chiaramente le coperture per tenerle calde, erano delle gomme Goodyear molto dure, fredde, i box erano freddissimi, eccetera. Comunque cambiamo le gomme a Niki Lauda, ci mettemmo forse un po' più di tempo, perché non c'erano pistole, eccetera, eccetera. Quindi ripartì, perse alcune posizioni, ripartì credo in decima, undicesima posizione, come una furia, superò subito due o tre macchine quando arrivò alla Berwerk e perse il controllo della vettura. Perché perse il controllo della vettura? Gomme fredde, la pista ancora umida, andava come un indiavolato, mise le ruote laterali sinistre un po' sul cordolo, che era ancora più bagnato, perse un po' e andò a sbattere. Poi gli finirono dentro Ertel, Brett Langer, poi arrivò Arturo. Poi arrivò Arturo, però
nell'impatto si forarono i serbatoi, la macchina prese fuoco, eccetera, eccetera. Il pericolo maggiore di Niki non è stato, come sembrava, diciamo così, le ustioni, che erano molto impressionanti, perché perse la bataclava, il casco, eccetera. Quanto eccetera. I fumi respirati della benzina ardente. I fumi della plastica, della benzina, della schiuma dell'estintore, e quindi il pericolo era lì, era nel sangue, nei polmoni, eccetera, eccetera. Quando Uschè von Einstein venne da me e mi disse: andiamo subito all'ospedale di Adenau, perché c'è Niki che ha avuto l'incidente, la gara venne interrotta. Nell'ospedale di Adenau Niki era ancora lucido, e i medici di questo piccolo ospedale di Adenau mi dissero che la situazione era molto grave, perché il sangue di Niki si stava intossicando velocemente, quindi c'era pochissimo tempo. Grazie a Uschè von Einstein trovammo un elicottero militare, e Uschè von Einstein telefonò a un suo conoscente, che era il primario di questo ospedale di Mannheim o Ludwigshafen, che erano anche specializzati con i piloti della Air Force americana, che aveva una base lì a Ludwigshafen. E quindi lo caricammo nell'elicottero, ma io, caricandolo, lo toccai, aveva già le mani e i piedi freddi, ma era lucido. Infatti mi disse: informa subito Marlene di dove mi portano, vai a prendere la mia briefcase, che l'ho lasciata nel motorhome della Bilstein, dove aveva dentro i documenti, e poi vieni in ospedale, perché lui non si rendeva ancora conto della gravità della sua intossicazione, più che del... Certo. Infatti, quando io poi arrivai in ospedale, il professor Peter, mi pare, mi disse: guarda, l'abbiamo salvato per 10 minuti, perché praticamente, grazie alla tracheotomia e l'aria pulita, l'ossigeno che gli hanno messo nei polmoni e alcune trasfusioni di sangue, l'abbiamo salvato, però salvato la vita per adesso. Infatti poi Ecco, pensavo... qualche malevolo disse che era tutta una storia quella che ha rischiato la vita. Tu stai dicendo adesso che chi l'ha detto era non in malafede, di più, perché Niki ha davvero rischiato la vita. Ma di più, la notte stessa gli hanno dato l'estremunzione, perché era peggiorato. Quindi, voglio dire, non dai l'estremunzione a uno che non è in pericolo di vita. E io lì dall'ospedale tenevo informato costantemente Enzo Ferrari, il quale mi disse: ma tu cosa fai lì in ospedale? Ci pensano i medici. Tu vai al circuito, perché io gli avevo fatto il quadro clinico di Niki, come me l'avevano fatto a me i medici. Quindi gravissimo, pericolo di vita. Vai subito in circuito e di a Emerson Fittipaldi se vuole correre per me, che gli mettiamo a disposizione la macchina di Quindi quella era una cosa immediata, cioè neanche è successo l'incidente. praticamente nel volgere di 12 ore. La situazione era talmente grave che nessuno pensava di poter recuperare Niki in quella, almeno in quella, già salvargli la vita sarebbe stato un grande successo. Però nessuno ha mai messo in conto, e io lo conoscevo bene Niki, che aveva un fisico eccezionale. Niki era una persona, non dico sopra la media, ma però era il pilota della nuova generazione di piloti. Lui non era come Clay o come Andretti o come Laffite, ma anche come Fittipaldi, campioni del mondo prima di lui. Lui era un robot, era una persona che alle 10 di sera andava a letto, che beveva latte, che non fumava, cioè era un extraterrestre. Lui stava con i meccanici e con gli ingegneri alla sera nei box a vedere cosa facevano, voleva sapere che pistoni montavano, perché lui voleva i male, e con quelli della Goodyear voleva sapere le mescole, eccetera, eccetera. Era uno che aveva una marcia in più,
che poi tutti i piloti che poi hanno avuto successo hanno dovuto fare come faceva Niki Lauda e non come facevano i ragazzoni, gli Andretti, che andavano a giocare a tennis. Cioè, ecco, Niki Lauda ha cambiato la storia della Formula 1. Tu l'hai definito un robot. In realtà non era un computer, perché in realtà era un emotivo, non era un freddo. No, non era un freddo, però era uno che quando aveva un'idea, quando aveva, diciamo così, ma anche con Forghieri, che non era facile far cambiare idea a Forghieri, Niki diceva no, questo non va, lo voglio fatto così, quindi non dico che comandava lui in Ferrari, però Niki aveva sicuramente un potere che poi aveva quasi sempre ragione, che faceva funzionare la squadra, la messa a punto, i test, eccetera, eccetera, come voleva lui. Daniele, arriviamo all'ultima gara del mondiale, è in testa al campionato Fuji, quindi Gran Premio del Giappone, le previsioni meteo sono disastrose, si parla di un diluvio universale che poi si manifesta. Un typhoon. Rinasce la discussione se in quella situazione vale la pena di correre oppure no. C'è un'aggiunta rispetto al Nürburgring, qui Bernie Ecclestone, da maestro della comunicazione, del marketing, era riuscito ad avere il collegamento in diretta per la prima volta con l'Eurovisione, quindi c'era una aspettativa in Europa per questo secondo titolo che sarebbe dovuto arrivare di Niki Lauda e quindi c'era una situazione anomala, da una parte l'Europa, il mondo che voleva vedere questa gara e in Giappone la paura di correre una gara in condizioni oltre il limite, perché poi come hai detto era un typhoon, quindi... Beh, andò così che non si poteva correre. Allora, Bernie ci chiamò nel suo ufficio, nella torre lì del Fuji, a soprattutto Emerson Fittipaldi, che era il presidente della commissione piloti, Niki Lauda e James Hunt, che erano in lista per il mondiale, e io e Teddy Mayer. E fece un discorso molto chiaro, molto semplice. Signori, mi rendo conto che non si può correre in queste condizioni, però tenete conto che se non corriamo perdiamo tutti, i team non avranno la, diciamo così, dagli organizzatori, dai promoter il premio di partenza e non avremo i diritti della televisione, quindi sarà una perdita per tutta la Formula 1, ma soprattutto per i team. Quindi, quello che io vi chiedo è di partire, di modo che noi rispettiamo, partendo, il contratto con i promoter del Gran Premio del Giappone, rispettiamo il contratto con le televisioni internazionali, e poi voi, giustamente, se non si può correre, non si vede, c'era la pista allagata, vi fermate, però quantomeno abbiamo, siccome stavano passando i minuti e le ore anche tutte queste discussioni, praticamente c'erano ancora pochi minuti di luce, ma anche di collegamento con la televisione, che se si partiva un quarto d'ora dopo praticamente la gara sarebbe finita al buio, quindi partite e fermatevi. James Hunt e Niki Lauda e Emerson Fittipaldi accettarono. Cosa successe? Quando James Hunt arrivò ai suoi box e informò Alistair Caldwell, il direttore sportivo, che era uno molto speciale, Alistair Caldwell fece un 48 e gli disse: ma io ti rovino la carriera, non ti faccio più pagare, non ti faccio più... Praticamente lo mise nella macchina dicendogli che non poteva fermarsi. Ecco, in mezzo è vero che c'era stata una riunione dei piloti al di fuori di Bernie Ecclestone, diciamo non in un motorhome perché è una parola grossa, in una roulotte nella quale c'erano allargati vari Andretti, Peterson e compagnia, sì. E
avevano tutti accettato questa cosa, tant'è che se andiamo a vedere i primi giri del Gran Premio, li vediamo questi che erano alla riunione, tutti fermi, uno problema elettrico, uno panne, insomma, si stavano regolarmente fermando tutti. Sì, non avevano accettato tutti, alcuni come Brambilla non aveva accettato, e qui credo anche Mario non accettò, però quello che contava era l'accordo tra Nicky, James, Emerson e Enzo Ferrari. Di fatto James Hunt accettava l'idea di perdere il mondiale. Certo, certo, però riconosce... Niki Lauda era di nuovo campione. Certo, però Bernie Eccleston, e io non... Era difficilissimo telefonare dal Giappone lì a informare Enzo Ferrari, quindi la decisione la presi io, comunque nell'interesse di Ferrari, perché qual è stato il problema? Che Alistair Cowell convinse James Hunt di non fermarsi. James Hunt non aveva più il tempo di dire a Niki Lauda: guarda che io non mi posso fermare perché qui mi rovinano. Il problema qual è stato? Che Emerson si è fermato, Carlos Pace si è fermato, i due piloti della Brabham si sono fermati, Niki Lauda si è fermato. Qual è stato, se vogliamo, il mio errore? Che io ho ascoltato il cuore, che avevo visto Niki pochi mesi prima, più morto che vivo, e non il cervello. Io avrei dovuto dire a Niki Lauda: no, vai ancora in pista, intanto aspettiamo che si fermi anche James Hunt, non fermarti prima te, se non si ferma James Hunt. Allora, James Hunt non si fermò, Niki Lauda dopo 5-6 giri capì che James Hunt non si sarebbe fermato, tornò in albergo e ci fu questo fatto che Clay Regazzoni... Il coraggio di avere paura è un falso storico. No, certo, certo, no, lì era un accordo e quindi l'accordo era stato accettato e sottoscritto. Il problema qual è stato? Un altro problema. Che Clay Regazzoni era davanti a James Hunt e a, non so se l'ultimo giro, due giri dalla fine, diciamo che James superò Clay con molta facilità. E io non voglio dire che ho avuto il dubbio, eccetera, eccetera. Però era un pilota in uscita dalla Ferrari, quindi. E anche col dente avvelenato, perché effettivamente fino all'ultimo a Ferrari aveva detto a Clay Regazzoni che sarebbe rimasto in squadra. Poi, dovendo fare il contratto a Carlos Reutemann per il 77. Chiaramente con Niki Lauda che aveva recuperato le forze, chiaramente non c'era più posto per Clay Regazzoni. Quindi anche lì il sorpasso di James Hunt a Clay Regazzoni ha lasciato molti, molti dubbi. Però tutta la storia, siccome molti non credevano a questo accordo che era stato fatto tra Lauda, Hunt, Eccleston ed Emerson Fittipaldi, c'è un libro che è uscito da poco di Morris Hamilton, che ha intervistato Bernie Eccleston, l'ha sempre detto, ma soprattutto Alistair Caldwell, che ha confermato che è stato proprio lui a convincere e a minacciare James Hunt di non fermarsi. Quindi purtroppo le cose sono andate così, il campionato è stato perso per un punto, però la Ferrari ha dominato la stagione, la 312 T2 era una macchina eccezionale, infatti Niki Lauda rivinse il campionato del mondo l'anno dopo. Ecco, ma per te quindi James Hunt era un usurpatore? Beh, diciamo che James Hunt è stato costretto dal suo team a correre. Diciamo anche che Niki Lauda e la Ferrari hanno dominato la stagione, infatti la Ferrari fu campione del mondo costruttori con largo vantaggio, non avendo partecipato a un Gran Premio e mezzo, quindi sicuramente la Ferrari
anche da un punto di vista economico, con i premi che venivano distribuiti, ha vinto il campionato più importante per la Ferrari. Chiaramente quello che conta per i fans, per il pubblico, per l'Albo d'Oro è il campionato mondiale piloti, che invece fu perso in condizioni drammatiche per questo incidente al Nürburgring. Ecco, ma tu hai detto che Niki se l'era un po' legata dopo il Gran Premio di Germania, dopo tutto quello che è successo nell'incidente. Vi siete poi chiariti quando? Certo, ci siamo chiariti e diciamo che Niki Lauda, quando poi voleva mangiare un buon piatto di spaghetti all'italiana, quando lui fu team principal, mi pare, della Jaguar, veniva nel nostro motorhome a mangiare con me gli spaghetti, perché poi io naturalmente... Il tuo motorhome era poi quello della Super Aguri, giusto per ricordarlo a chi ci sta ascoltando. Esatto, perché poi io dico, ma Niki, ma ti rendi conto che io vado di mia iniziativa mentre tu sei lì in ospedale, io stavo lì in ospedale con te, Ferrari mi ha mandato, io faccio quello che mi dice Enzo Ferrari. Sì, però hai anche dichiarato che ho fatto io un errore. Dice, ma no, Niki, io ho detto quello che ha scritto un comunicato la Ferrari, che la macchina non aveva, non hanno trovato nessun difetto tecnico, infatti la frenata, perché Kuoghi disse a Niki Lauda, guarda che si deve essere rotta una sospensione quando hai preso il cordolo. Ma la strisciata delle quattro gomme era, diciamo così, era parallela, diciamo così, il segno delle quattro gomme. Se tu rompi una sospensione, c'è... La striscia si alza una ruota e quindi non c'è la non porta. Puoi avere la strisciata di quattro ruote che va contro la roccia. Quindi voglio dire, io ho dichiarato alla televisione quello che ha scritto la Ferrari nel suo rapporto tecnico. Quindi, cioè, Niki se l'ha presa con me perché io ero la figura che parlava con la stampa e che diceva quello che doveva dire. E poi il fatto che sono andato prima da Emerson Fittipaldi, poi da Ronnie Peterson, era perché nessuno pensava che Niki Lauda potesse ancora guidare. E quindi anche lui l'ha ammesso, però Niki Lauda era Niki Lauda, era un grande pilota, un grande campione, era anche un grande uomo e l'ha dimostrato in tutto quello che ha fatto, la compagnia aerea, il manager di scuderie vincenti in Formula 1, tutta la sua vita è stata una vita, ma tu sai che ha corso a Yarama con rischio di bucarsi un polmone, e anche lì avevamo già contattato per la famosa storia del trattore, diciamo trattore tra Ma allora qual era la storia vera? Qual era non si può neanche dire ufficialmente, perché nel contratto lui non poteva fare sport pericolosi come rallycross o sci, motocross. Quindi può essere che lui amava fare del motocross e che sia accaduto, perché insomma capottarsi con un trattore per tagliare l'erba e rompersi tre costole, però lui con un dolore lancinante, sempre con Willy Dangle, eccetera, eccetera, arrivò alla fine del Gran Premio secondo, svenne e non poté neanche salire sul podio, dovetti andare io sul podio al suo posto, ma voglio dire, questo uomo aveva una resistenza al dolore, una volontà di ferro che era una cosa indescrivibile. Ecco, è stato un uomo importante come riferimento di Toto Wolff in questi anni di crescita della Mercedes, dove di fatto ha dominato tutto quello che c'era da dominare. Però quando qualcuno in privato che lo conosceva bene, lui non ha mai nascosto niente, ha sempre detto quello che pensava, dice per me, per la Ferrari batteva il cuore, la Mercedes per me era portafoglio. Ma diciamo Niki ha sempre al punto che si è fatto seppellire con la tuta di Maranello. Certo, perché la Ferrari comunque rimane nel cuore, perché la Ferrari è un simbolo, è la Formula 1, le macchine più belle del mondo anche,
Quindi la Ferrari, se tu hai lavorato come ho lavorato io alla Ferrari, poi sono stato in tante squadre di Formula 1, però quello che ti rimane dentro è sempre il cavallino, è sempre la Ferrari, perché è un mito. La Mercedes, la Renault, sono delle scuderie di Formula 1 che hanno mezzi enormi, che vincono i campionati, ma non hanno il, diciamo così, il mito Ferrari, non l'avranno mai. Ferrari è Ferrari, e Niki Lauda comunque ha sempre riconosciuto che i due campionati del mondo che ha vinto con la Ferrari sono stati i più importanti. Poi ne ha vinto uno anche con la McLaren, con mezzo punto, ma l'ha vinto proprio di intelligenza, di strategia, della sua caparbietà, perché effettivamente Niki Lauda il massimo, secondo me, lo ha dato alla Ferrari. Ma che ciclo sarebbe potuto essere senza l'incidente? Perché forse non si sarebbero nemmeno un po' inquinati i rapporti con il commendatore. Cioè non sarebbe nata nemmeno la voglia di andare alla Brabham, seguire l'idea di Bernie Ecclestone, seguire la sponsorizzazione della Parmalat. Secondo me l'incidente ha segnato moltissimo i rapporti di Niki Lauda con la Ferrari, col fatto che ingiustamente ci ha criticati Niki Lauda, perché in quelle condizioni l'avrebbe fatto anche lui, voglio dire. Però effettivamente il fatto che abbiamo contattato prima Fittipaldi, poi soprattutto Ronnie Peterson, poi che ha perso il mondiale per un punto, eccetera, eccetera, hanno sicuramente incrinato un po' i rapporti. Infatti una cosa che Niki non avrebbe dovuto fare, però conoscendo Niki l'ha fatta, a due gran premi dalla fine ha appeso il casco e non ha neanche finito il campionato che aveva già vinto con la Ferrari, quando poi è stato preso Gilles Villeneuve. Quindi effettivamente aver lasciato la Ferrari in queste condizioni, portando via uomini importanti come Kuoghi, altri meccanici, eccetera, sicuramente è stata una vendetta molto dura. Poi anche lì i rapporti si sono riappacificati. Tant'è che poi Luca l'aveva anche richiamato come consulente, no? Nella seconda storia di Luca, quella che poi è stata molto vincente nella fase di avvio, anche Niki ha avuto la sua parte. Certo. Va bene. Le ferite si rimarginano. Comunque diciamo che la stagione 1976 è, come il titolo di un libro famoso di Ferrari, gioie e dolori. Le mie gioie terribili. Sì. Va bene Daniele, io non posso fare altro che ringraziarti, perché in questa chiacchierata probabilmente abbiamo messo anche qualche punto fermo su una storia che è stata da noi giornalisti all'epoca raccontata in modi molto diversi. Io credo che queste chiacchierate hanno un grandissimo valore storico, non fosse altro perché rimettono certe cose al loro posto, dando la grandezza al pilota, ma riconoscendo poi anche i meriti alle situazioni di quello che in quella difficilissima stagione era successa. Certo, comunque mi fa piacere in questa occasione, in questo, diciamo, commemorazione di Niki, dire che Niki è stato un pilota eccezionale che ha cambiato la storia della Formula 1, che ha insegnato ai piloti delle generazioni dopo la sua che per vincere bisogna essere anche degli atleti, bisogna essere dei professionisti. Prima erano un po', diciamo così, era un'epoca un po' più romantica, un po' più i cavalieri del rischio. Niki ha cambiato veramente la percezione di fare del pilota una professione molto seria. E poi gli altri l'hanno seguito, da Prost alla Senna, eccetera. Anche perché ha lavorato molto in funzione della sicurezza di tutti quanti. Sicuramente. Va bene Daniele, grazie ancora. Amici di Motorsport,
commentate qui sotto, credo che questa storia, questa chiacchierata aprirà un mare di discussioni, siamo curiosi di sapere i vostri pareri, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella, così avrete gli alert per i prossimi video. Grazie di averci seguito, grazie ancora Daniele.